Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon versione EarthGold. Siamo di nuovo qui all'altopiano blu davanti alla Lega Pokémon perché siamo pronti per sfidare i Super 4, per umiliarli e poi andare dritti dal campione e batterlo ancora una volta. Quindi entriamo subito e iniziamo a sfidarli. Quest'oggi sfideremo il primo, già l'abbiamo battuto, già sappiamo quali sono i suoi punti deboli. Quindi Shadow, tocca a te. Saliamo queste scale e entriamo nella prima sala. Tu facci passare. Oltre quella porta si trova uno dei Super 4. È a dir poco temibile. E una volta entrati non si può tornare indietro. Te la senti? Sì che ce la sentiamo. Forza, spostati e facci passare. Ok, eccoci di nuovo qua ragazzi. La sfida è molto interessante perché non sono assolutamente gli stessi Super 4. O meglio, sono gli stessi ma hanno un team. Ognuno ha il proprio team completamente diverso, molto più forte, con nuovi membri in più e anche di un livello più alto. Quindi ragazzi stiamo molto attenti. La discussione iniziale con Pino è la stessa dell'altra volta. E se non sbaglio il suo primo Pokémon in realtà è Bronzong e ci conviene mettere Eruption per primo. Però avevo lasciato Shadow perché è lui quello che sfiderà poi tutto il resto del team. Comunque, mi sarebbe piaciuto che Pino si ricordasse della nostra vecchia sfida e magari volesse una rivincita, invece no. Eccoti alla Lega Pokémon. Permettimi di presentarmi, mi chiamo Pino. Mi sono allenato in tutto il mondo per potenziare i miei Pokémon di tipo psico. Infine, sono stato ammesso tra i Super 4. Quindi, qui non potrò che migliorare. Che ho perdo impensabile? Credo veramente di no, perché già è successo, già ti abbiamo sconfitto. E quindi, cerca un po' di abbassare la cresta, perché ti sconfiggeremo di nuovo. Batte la sfida contro Pino. Che presentazione, ragazzi. Un bel like. Manda in campo Bronzong. Bronzong. Ok ragazzi, è il momento di testare la potenza dell'eruzione del nostro Eruption. Vai, Eruption. Full vita, dovremmo devastare il Bronzong avversario. Livello 58, noi 61. Ho fatto salire un po' il livello del team. Attenzione, resiste e utilizza anche il riflesso. Ok, potreste magari dirmi, sì ma livello 61, mentre Bronzong è al 58, beh, sono solamente i primi ovviamente che hanno un livello così basso, mentre gli altri superano tutti quanti il livello 60. E alla fine comunque saremo addirittura sottolivellati, quindi ragazzi, mi sa che questo è un brutto colpo. Esatto, brutto colpo, ci stava dato che prima avevi resistito con pochissimo. E Bronzong è andato, e via col secondo. Ok, la prossima scelta sarà Grumping. Ok, Grumping è un po' pericoloso, ma andiamo a Shadow, anche se in realtà appunto Grumping è pericoloso perché ha segno raggio, che potrebbe fare davvero male al nostro piccolo Shadow. Come potete vedere è a livello 63, anzi vediamo un attimo, vi faccio vedere solamente qua, 63-62, come potete vedere sopra il 60, prima erano sul dal 56-57-58 così, quindi ho fatto salire un 3-4 livelli. Ok, stordiraggio, speriamo che riusciamo a colpirlo comunque, perché lo stordiraggio è davvero una seccatura. Esatto, vai Shadow, grande così, vai di rivincita e spaccalo. Spacca quel maialino. Livello 59 lui, vedete già piano piano, un livello sopra l'altro. Brutto colpo, proprio l'hai devastato, grande Shadow. Grandissimo, Grumping è esausto. Shadow riceve i suoi punti esperienza e la prossima scelta sarà Gardevoir. Ok, vorrei cambiare Pokémon. Vorrei cambiare veramente Pokémon. E chi posso mettere però in realtà? Posso rimettere Eruption? Posso rimettere... Sì, perché voglio cambiarlo perché è confuso. E in più perché questo Gardevoir ha poco al colpo, quindi bisogna stare molto molto attenti. Non vorrei che accadesse la combo aiuto poco, sì. Voglio vedere quando è che ti aiuta. La combo, diciamo, colpirsi da solo più poco al colpo e Shadow ci saluta. Quindi preferisco andarci proprio di prepotenza con eruzione, così vediamo se riusciamo a fargli tanto danno. Ok, ok, vai, 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 vai. Ah, resiste per poco. Dai, resisti, resisti Eruption con questo psichico. Aia, ok, ok, ci abbiamo fatto a resistere. Ora forse lo cura. No, non lo cura, perfetto. Lancia fiamme dovrebbe bastare per buttarlo giù. Ok, perfetto. Benissimo, ragazzi. E un altro è andato, un altro pericolo molto molto grande, molto grosso è andato. È finito l'effetto di riflesso, perfetto, perfetto. Dal mio Pokémon c'è Jinx. In effetti con Jinx potremmo lasciare Eruption, che forse è anche più veloce rispetto a Shadow e quindi può attaccarlo per prima e fargli tanto danno. Ora,
Sì, eruzione ti fa paura, perché questo lanciafiamme invece non ti fa paura. Eruzione, col fatto che abbiamo meno PS, preferisco un lanciafiamme in questo caso. Vediamo se basta, vediamo se basta. Sì! Super efficace ovviamente, e va che io anche questo Jinx. Avevi paura di eruzione, ma lanciafiamme è bastato. Perfetto, Jinx è andato, e Rapture riceve un bel po' pure lui di punti esperienza. E la prossima scelta sarà Slowbro. Per Slowbro c'è Lanette, perché Slowbro è un bel difensore fisico, quindi mandare Shadow con Rivincita, che è una mossa fisica, non è proprio il massimo. In effetti dovrebbe essere Shadow quello che lottava più di tutti, però in realtà qua ce la stiamo giocando con tutto il team. In effetti, come potete vedere, anche se l'avversario ha un monotipo, come un monotype come team, però c'è bisogno di un un bel team di contro per batterlo, per buttarlo giù. Ok, direi che possiamo andare anche di forza, perché non è sicura, e quindi dovremmo riuscire comunque a buttarlo giù, dato che ha poca vita. Perfetto, è andato anche lui. Benissimo, benissimo. La Net riceve punti esperienza e ora c'è Xatu. E direi che a questo punto possiamo rimettere Shadow, perché io l'avevo detto che doveva essere lui il protagonista. E finora non ha fatto quasi niente, quindi facciamolo un po' lottare. Ciò che fa paura dei Pokémon psico è che l'ultimo rimasto continua fino alla fine. Ha detto la stessa cosa la scorsa volta. Xatu utilizza palla ombra. Vediamo se il nostro Shadow resiste. Certo che resiste, vai di Rivincita Shadow e fagli vedere. Tu dovevi essere il protagonista, quindi vai. Vediamo un po'. Grande Shadow, grande. Quando servi però sei decisivo. E quindi ragazzi, abbiamo battuto tutti i Pokémon di Pino, l'abbiamo sconfitto. Io non posso crederci. E invece sì, credici, per la seconda volta che abbiamo battuto. Nonostante la sconfitta, non posso demordere. Continuerò a lottare finché non sarò il più grande. Ora proverai tutta la potenza dei Super 4. Altra volta, sempre le stesse cose. Va bene ragazzi, per oggi può bastare. Io direi che è stata una bella lotta, quindi se vi è piaciuta lasciate un bel like e un bel commento. Noi ci vediamo alla prossima puntata, dove sfideremo il secondo dei Super 4. E sarà, come al solito, una bella sfida. Quindi ragazzi, io vi saluto. Se non siete iscritti ancora al canale, iscrivetevi e seguitemi sempre sulla pagina Facebook, che trovate il link in descrizione. Ciao!